Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su un mondo di cubi. Nell'episodio precedente abbiamo costruito questa farm altissima, enorme, ingombrante di mob. Questo qua, a mio parere, è il miglior design per il farming di mob senza redstone, solo utilizzando blocchi. Dico senza redstone perché impareremo nell'episodio a venire che usando la redstone si possono creare delle mob farm assurde, ma questa per iniziare va decisamente bene. Allora, che cosa voglio fare adesso? Voglio farvi vedere quanto ho prodotto, ma non prima di aver ripigliato la mia roba. Ah, tra l'altro, come potete vedere, ho ufficialmente aggiornato il gioco alla 1.12, visto che me l'avete detto in tantissimi, l'ho fatto. Sinceramente io aspetto sempre di aver bisogno, come ho già detto in passato, di qualche novità per fare l'aggiornamento, però visto che me l'avete chiesto, perché no, facciamo stop date, tanto è da fare. Allora, eccoci qua, andiamo a vedere un pochettino la farm. Premetto che ho lasciato il mondo aperto in AFK per qualcosa come 2 giorni, quindi drop ci devono essere, e infatti eccoli qua. Molto bene, direi che mi piglio subito. Cosa? Cordicelle? Come ci sono finite qua cordicelle? E un pollo crudo? Come ci è finito qua il pollo crudo? Vabbè, io prendo un po' di frecce, giusto averne uno stack. La carne marcia la verrò poi a prendere in seguito. Piglio, e non la carne marcia, ma la polvere per farmi i razzi, perché ho fatto questa farm per i razzi, quindi direi che posso anche cominciare subito. Oh no, controllo ricettario. Ragazzi, comincia il flagello degli obiettivi, no? Perché so che tutti quelli che hanno fatto l'update a questa nuova versione sono stati bombardati da quelle notifichine di merda. Ecco, questo intendevo, cioè vi dà questa roba per qualsiasi cosa voi decidiate di fare, va bene. Ad ogni modo, in questo episodio andremo a lavorare su un nuovo progetto, per la precisione, come vedete dal titolo, una farm di Enderman. Forse, e dico forse, la più efficiente che c'è presente al momento sulla rete. Nel frattempo mi faccio giusto qualche razzetto, giusto un paio, ecco qua, almeno per un po' mi sono tolto il problema. Allora, prima ancora di iniziare a preparare il materiale che mi servirà per la costruzione, dobbiamo occuparci di un problema. L'end non è una novità, è lontana, e bisogna fare un meccanismo, qualcosa per arrivarci un po' più in fretta. Quindi andiamo come al solito a creare il nostro trigomiro coi portali. In particolare, la primissima cosa che c'è da fare è capire bene le coordinate del nostro portale nell'end. Allora, se teniamo come riferimento questo, che è il nostro portale appunto tra virgolette principale nel nether, e le coordinate sono 127, 45 e 8. Ok, iniziamo col primo fail dell'episodio. Io devo creare un portale nella zona dell'end, ma non ho preso l'ossidiana, quindi vado a prendere tra virgolette l'ossidiana qua, dove c'è questo portale assolutamente inutile. Non so neanche quanti di voi se lo ricordano, è quello che praticamente usavamo per tornare le prime volte dalla gold farm, e voilà, come se non ci fosse mai stato nulla. Tanto, voglio dire, se un domani dovessimo di nuovo, anche per errore, magari entrare in quel portale, il risultato dovrebbe essere semplice, se ne creerebbe un altro. E ad ogni modo, adesso iniziamo con i razzetti. Oddio, ho fatto già un fail. Iniziamo con i razzetti. Se ce la fa, non ce la faccio usare i razzetti. Ok, ne ho usati 2. Wow, sorvoliamo tutto il nostro regno e incamminiamoci verso l'end. Vediamo un pochettino se mi ricordo dov'era senza Ender Eye. Bella questa. Oddio, ragazzi, i lama, i cosi. Non ci credo, così, dal nulla. Cavolo, non posso lasciarli qua. Ma non posso fare altrimenti. Vabbè, tornerò un giorno, perlomeno so che esistete. Ok, forse ho trovato il posto, se non sbaglio era questo qui. Yes, eccolo, finalmente. Allora, eccoci arrivati. La mia intenzione non era quella di fare un portale classico vicino semplicemente alla sala, ma vorrei farlo sopra, perché così facendo posso, tra virgolette, evitare di distruggere lo spawner di Silverfish. Questo perché? Perché voglio fare una farm anche con quello spawner lì, ovviamente. Ok, questo è più o meno quello a cui stavo pensando. Vedete, qua gli Silverfish non possono farci niente, anche se per caso dovessero spawnare. Fotti siega. Allora, andiamo adesso a prendere l'ossidiana che abbiamo rubato prima. Andiamo a fare 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Questa la teniamo qua da parte. E se non sbaglio, io, visto che sono una persona molto previdente, ho sempre con me un acciarino. Eccolo qua. Voilà. Perfetto.
c'è qualcosa che non va. Non mi piace perché non è simmetrico. Adesso lo rifaccio. Ok, e adesso posso dire di essere contento. Allora, mettiamo tutto quanto a posto e ci buttiamo nel portale. Bisogna vedere che fine facciamo. Bisogna vedere se ci porta nel portale principale, quello che abbiamo visto prima, che praticamente succede se siamo nel raggio di 1000 blocchi, oppure se crea un portale nuovo. Mi sa la seconda... No! No! Bene! Bene, ma resto comunque di fatto un idiota, perché sono dovuto tornare indietro. Vabbè, qua ho dormito nel pollaio, perché non ho preso le coordinate di quel portale. E come faccio adesso ad andare avanti se non so le coordinate di quel portale? È impossibile. Quindi di nuovo ci mettiamo a sprecare dei razzi e andare a cercare quel diavolo di portale. Allora, le coordinate sono 1368, una in meno perché il portale è dietro di noi di un blocco, 47 e 693. Dividendolo per 8, se non sbaglio, o comunque sia facendo il calcolo tramite il sito Nether Calculator, otteniamo 171, 47 perché l'altezza rimane uguale e 86. Non ho considerato che mi servirà dell'ossidiana per fare un altro portale, non l'ho presa di nuovo puntualmente, quindi facciamo una cosa, rubo l'ossidiana che ci sta qua sotto il portale, cioè la terra lava, ma è diventata magicamente ossidiana. Mi avete consigliato un trucchettino. Quando i silverfish vi rompono le balle, che magari si spawnano quando non dovrebbero, potete usare l'ascia, se ce l'avete potenziata come la mia, per shottarli direttamente. Se li fate solamente un danno, è difficile che si propaghi un'apocalisse silverfish e quindi potete vivere in pace sostanzialmente. Allora, facciamo una cosa molto molto poco sicura, ovvero usare l'elitra nel Nether. No no ragazzi, io ho paura di questa cosa, molto. Proviamo un po', ok, 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 allora calmi, 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 calmi. Fatemi atterrare subito perché ho già il mal di mare. Credo che questa sia l'occasione giusta per tirare fuori una delle nostre pozioni di resistenza al fuoco. Se per qualcosa dovesse andare per caso storto, che magari qualcuno finisce nella lava, magari ci pariamo il culo in questa maniera. Ci mancavi solamente tu. Cos'era sta cosa? Ragazzi, credo che scopriremo una cosa molto brutta, perché il punto in cui dobbiamo fare il portale è all'incirca... No, non quello, qua, proprio nel vuoto. Benissimo. Facciamo uno di quei sicurissimi ponti di Netherrack così sospesi nel nulla. Molto bene, molto bene. E beh, raggiungiamo il punto prestabilito, facciamo il portale. E poi cosa andiamo a fare? Andiamo a capire dov'è l'altro portale, perché prima, vi faccio vedere già direttamente adesso, dov'è il mio libro? Eccolo qua. Ho segnato le coordinate, le prime, 127, 45 e 8, del primo portale dove siamo arrivati. Ok, allora possiamo andare nel land e iniziare effettivamente il progetto. Allora vediamo un attimino com'è la situazione. Qua col portale raggiungiamo in teoria il portale che abbiamo fatto prima. Eccoci qua, qua ci buttiamo direttamente dentro l'altro portale. Quindi facciamo proprio dentro fuori come non so cosa. E qua il doppio senso si spreca, non lo so. Poi come ho portato dei materiali, ecco qua, e andiamo a fare con questo vetro magenta, che tra l'altro avevo rubato qua nel land, una sorta di cornice di vetro alla piattaforma di ossidiana. Non so perché mi piace questa cosa, quindi la faccio. A questo punto andiamo qui e andiamo a fare 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, e vaffa ancora, un altro stack, 4, 5, o comunque sia una piattaforma per farla breve, ok, facciamo una roba così, va bene, un po' a caso, non state a prendere misure precisissime, tanto servirà per la bellezza di 5 minuti questa cosa. Guardate sto infame che mi ruba i cubi, ma vai a farti un giro, mannaggia te, ok, facciamo così. Così, così, così e così. E iniziamo ad attaccare gente a caso. O anche a fissarle negli occhi, visto che so che gli piace tanto a loro essere fissati. Venite, venite. Prego, prego.
Venite, venite. Dobbiamo farne fuori un paio perché ci servono le loro enderpearl. Ok, in pochi minuti avremo ottenuto un po' di enderpearl che andremo poi a utilizzare dopo nel corso dell'episodio. Quello che dobbiamo fare adesso è creare una piccola zona di lavoro, magari possibilmente qui, dove gli enderman non arriveranno a rompere le balle di sicuro. Ok, allora una volta impostata una piccola zona di lavoro, andiamo qui in questa cassa a depositare tutto quello che abbiamo addosso, inclusa l'armatura, mi raccomando. Teniamo giusto un secchio d'acqua, dei polli, giusto per, e delle enderpearl. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo qui in questo punto e mettiamo il secchio d'acqua. Poi, visto che io voglio salvare almeno il secchio, me lo metto qui nella cassa insieme all'altra roba. E se non si fosse capito, moriremo tra poco. E le enderpearl ne pigliamo due, giusto così per cercare di pararci il culo. Ma per il resto vado a prendere semplicemente della cobblestone. Ne prendo uno stacco e mezzo, ma in realtà posso essere ancora più preciso. Se vado qua, premo F3, siamo ad altezza 49, di sicuro utilizzeremo massimo 49 blocchi, quindi ne prendo appunto 49. Così facendo, se appunto moriamo perché le enderpearl non sono andate a segno, abbiamo perso veramente il minimo indispensabile, cioè 37 livelli che, credetemi, oggi li rifaremo alla grande. I polli, anzi neanche due polli perché uno ce lo siamo già mangiati, e basta, cioè non perderemo sostanzialmente nulla. Allora andiamo quindi in questo punto qua e andiamo a fare così. Ok, partiamo. E adesso veramente auguriamoci buona fortuna, perché sarà dura. Sarà molto molto dura non morire. Ok. Man mano che diminuiscono i blocchi, capirete di che diminuisce anche l'altezza, e quindi automaticamente arriva il momento di morire. Ok, dai. L'ultimo pezzo bisogna farlo un po' decisi. Ok. E ciao, ciaone. Ciaone proprio. Ok, va bene così. A questo punto ho preso giusto un po' di pollo per il viaggio, me ne torno tranquillissimo indietro e in un men che non si dica dovremmo ritornare nell'end. Arriviamo qua direttamente dalla Stronghold, giusto come prima. Ok, ci buttiamo di nuovo nel portale e tac, torniamo subito qui dove siamo morti poco fa. Una volta tornati nel Nether possiamo partire con lo step successivo. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci buttiamo di nuovo qua, abbiamo una colonna di blocchi sulla quale appoggiarci e quindi possiamo cominciare effettivamente a costruire qualcosa. Allora, arriviamo al punto più basso prima di spiegarvi che cosa voglio fare, perché non voglio fare dei fail strani. Ok, in teoria dovrebbe essere questo qua. Ehi, non prendere danno ora, per favore, che è già un momento abbastanza difficile. Ok, ok, perfetto. In teoria da qua possiamo, se ce la faccio, cercare di iniziare a costruire. Allora devo fare una situazione che mi permetta però di respirare, perché così non riesco a respirare. Piazziamo blocchi, li togliamo, forza di farlo. In teoria si crea, ok, una sorta di bolla d'aria. Allora da qua posso cercare di partire, ripeto, stando molto attento a quello che faccio, e piazzare dei cubi. Tra l'altro ho piazzato pure il cubo più in basso, molto bene. Se vi si crea anche a voi un casino con l'acqua come sta succedendo a me, basta risalire, oddio che paura di cadere, basta risalire e andare a togliere e rimettere l'acqua con un secchio, vaffanculo. Vabbè, non abbiamo perso niente di che. Però vedete che è pericoloso fare sto lavoro. Vabbè, intanto che faccio il viaggetto di ritorno vi spiego un attimino che cosa andrò a fare a questo punto. Allora vado ad allontanarmi da quella colonna di cobblestone che abbiamo fatto, di altri 128 blocchi rispetto a quelli che ho messo. Facciamo qualcosina in più. Perché 128 blocchi? Allora, ho messo su Instagram in questi giorni una foto spiegazione molto molto ben fatta, che ho preso da un video di Suriv, un mio amico che fa video su YouTube anche lui, su Minecraft, veramente molto molto bravo, e magari non è molto conosciuto ma merita, quindi se non lo conoscete cercatelo. E praticamente che cosa succede? In questo video lui spiega come funziona lo spawn dei mob. In questa foto ci sono vari cerchi che mostrano i raggi che ha il nostro personaggio sullo spawn dei mob. Praticamente in 16 blocchi noi possiamo attivare gli spawner. Al di fuori di questi 16 blocchi gli spawner non si aprono.
Poi da questi 16 blocchi ai primi 24, se non sbaglio, si spawnano mob, eccetera eccetera. C'è tutta una cosa, andate a vedere l'immagine, sicuramente capirete meglio di come posso spiegarvi io. E nulla, sostanzialmente questa immagine spiega che dopo 128 blocchi lo spawn finisce, non c'è più nient'altro, non si spawna più nulla. E quindi noi, andando a fare questo lavoro a 128 blocchi di distanza, andiamo tra virgolette a ridurre al minimo lo spawn di Enderman. Dico tra virgolette perché non è che andiamo a ridurlo al minimo, in realtà noi lo andiamo a sfruttare al massimo, perché lì andremo a far spawnare il mondo. A questo punto spero di non sbagliarmi, ma posso prendere anche un bel po' di blocchi, tanto in teoria non dovrei morire. E questo in teoria che è un po' preoccupante. Ok, allora se i miei calcoli sono esatti, in teoria io qua dovrei arrivare esattamente, ok, all'inizio della scala che avevo fatto. Qui ho passato già un secchio d'acqua, posso riscendere in questa maniera qua. Ok, ho il piccone in diamante come, quindi devo assolutamente non fare fail, che saprete per me è una cosa molto difficile. E voglio andare a rompere praticamente questa striscia di cubi, perché è bruttissima da vedere, vorrei che questa scaletta rimanesse sospesa così nel vuoto, molto sicura tra l'altro. Ok, adesso facciamo così, shift premuto manetta, e per il resto il serpentone l'ho completato, quindi tolgo questa striscia di cobblestone, risalgo se tutto va bene, ripeto, e nulla, in teoria possiamo cominciare con la costruzione vera e propria. A questo punto, per mettere tra virgolette in sicurezza il nostro lavoro, vado a fare delle slab di mattoni di pietra che sono un pochettino più belle da vedere, e parto di qua e inizio a ricoprire il tutto, perché vi ricordo che su questo serpentone si possono spawnare Enderman. Così arriviamo anche nel punto in cui iniziamo la costruzione effettiva, che in realtà non cominciamo subito, perché prima voglio fare un ultimissimo stacco per recuperare tutti i materiali che ci serviranno. Infatti, per agevolarmi un pochettino al lavoro, non dover fare avanti e indietro mille volte, preferisco avere tutti i materiali pronti. Sapete che io in genere costruisco in maniera abbastanza spartana, cioè se mi manca qualcosa, sega, vado in casa, lo prendo. Però se sono così lontano da casa, tutte le volte fare avanti e indietro diventa poi pesante, ci metto 2 anni a registrare. Allora, in teoria dovrei avere tutti i materiali tranne uno che voglio fare insieme a voi, ovvero, allora prendo del vetro, 1, 2, 3, 4 stack, che non ci stanno neanche, what the fuck. Cosa butto? Butto momentaneamente i muretti, ma sì, poi li piglio poi dopo. Allora, vorrei fare una cosetta, faccio così, ma sì, chi se ne frega, facciamo bone meal a caso, buttiamo tutto in terra, chi se ne frega, vai a quel paese, no, non ce la faccio forse, ok. Poi sono andato anche dalla farm di ferro per pigliare delle rose, che butto di nuovo qua. Unendo questi coloranti, in teoria ottengo prima il rosa e poi il magenta, ce la posso fare a craftare qualcosa, ok. Facciamo una cosa, tutti questi lingotti li faccio diventare un cubo, almeno risparmio un po' di spazio. Facciamo così e facciamo un bordello di vetro. Bene, 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 va molto bene. Un'altra cosa che voglio craftare è un bel tavolo degli incantesimi. Poi capirete a cosa servirà, però potete già immaginarlo. Faremo una piccola zona incantamenti là dalla farm di Enderman, perché l'esperienza che uscirà fuori sarà assurda veramente. Ah, quasi dimenticavo un'ultimissima cosa, proprio ultimissima. Mi serve della lana, ecco, possibilmente bianca. Cavolo, forse la lana è l'unico materiale dove veramente siamo a corto, almeno per questo progetto non ne abbiamo proprio. Ok, allora ne abbiamo rimediato uno stack, speriamo che basti. Andiamo a fare una cosa figa, già che abbiamo il magenta pronto, andiamo a colorare, ok, in questa maniera, in modo che abbiamo uno stack di sto coso, e ci facciamo automaticamente uno stack e mezzo di tappetini, speriamo che bastino davvero. Allora, ho rimosso la zona di lavoro che c'era laggiù, l'ho spostata qua in questo punto, ho messo praticamente un pavimento di slab, scusate, di blocchi, e sopra un altro pavimento di slab. E anche questi ultimi oggetti che ho con me li vado a posare, tanto non dovrebbe servirmi quasi nulla, e anche il piccone me ne faccio di nuovo uno provvisorio, perché
rischio di cadere è sempre altissimo. Allora, cominciamo il lavoro con una base 3x5. Ok, no, scusate, 5 già sbagliato. Deve essere un 3x6 in questa maniera. Ok, 3x6 per quale motivo? Andiamo a mettere innanzitutto delle casse. Dove cavolo ho le casse? Qua c'è un casino incredibile. Allora, qua c'ho le casse, qua c'ho i ganci, perfetto. Andiamo a fare una cosa del genere. Facciamo 4 ganci, 4 casse trappola e facciamo, allora, una cassa trappola qua, una cassa trappola qua, idem da questa parte. Qua invece mettiamo bauli normali, così, perfetto. Facciamo anche di qua la stessa cosa e qua in mezzo andiamo a mettere gli hopper in una maniera un po' diversa che non abbiamo mai fatto prima. Ovvero un hopper per ogni cassa. In questa maniera in genere noi convogliamo tutti gli hopper nello stesso punto. Facciamo così perché i drop che avremo in questa zona saranno tantissimi e quindi riempiremo tranquillamente 6 doppie ceste. Facciamo questo punto con delle slab in questa maniera e dei muretti in questa maniera qua. Così. Da qua partiamo con i primi blocchi di vetro, ne mettiamo 1, ok, 2, 3 e 4. Idem da questa parte, ci alziamo di 1 e facciamo 1, 2 e poi 1, 2, 3 e 4. Allora, a questo punto ci andiamo ad alzare sempre col vetro magenta, siamo ad altezza 6, dobbiamo salire di 10 su questa colonna qua singola, non quella da 3. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Idem dall'altra parte, senza ammazzarmi perché non ho il feather falling magari. Però qui questa volta facciamo di 12, quindi non arriviamo ad altezza 16 ma altezza 18. A questo punto con del ferro andiamo a fare delle sbarre di ferro, ne facciamo 2 stacche e mezzo, vabbè ci basteranno per tutta la vita penso. E qua ho fatto un piccolo ascensore d'acqua semplicemente con l'utilizzo di un secchio, posiamo appunto il secchio così non lo perdiamo. E niente, buttiamoci qua, saliamo su, almeno risparmiamo tutte le volte un po' di fatica. E dobbiamo buttarci su questo blocco qua, ok. E andare in quella direzione di 17 blocchi, quindi facciamo così. Così, ok. E partiamo con 17 blocchi. Una volta piazzati riprendiamo gli altri, facciamo sempre shift, ne piazziamo 2 di lato, in questa maniera, ok. E possiamo rimettere questi qua via. Scendiamo a questo punto di sotto, prenderemo un po' di danno a caduta, minchia. Senza feather falling non sono più abituato a giocare. E risaliamo di nuovo, ma questa volta utilizzando barre di ferro. Dobbiamo creare praticamente 2 pareti, una da questa parte e una da questa, solo di sbarre di ferro. Una volta arrivati qua in cima, non fermiamoci, facciamo ancora un blocco, così, un altro blocco, così. Ci buttiamo qua sopra e iniziamo a fare una striscia in questa maniera qua, sempre cercando di non cadere. Arrivati qua in fondo alla striscia facciamo praticamente una sorta di zig zag, giriamo così e giriamo praticamente così, ancora di un blocco. Mi raccomando, se piazzate dei blocchi che non sono vetro, slab o cose dove non spawna roba, mettete una torcia perché qui veramente ragazzi non avete idea di che cosa uscirà fuori. Allora, dovremmo ottenere un risultato del genere. Questo è già il grosso della struttura in realtà. Allora, vi devo spiegare un paio di cose a questo punto. Perché i tappeti? I tappeti sono un blocco molto particolare. Allora vi faccio vedere, i tappeti li andremo a mettere praticamente in questo punto qua. Tanto per cominciare, aspettate che tolgo giusto queste barre. Ok, piglio quello che è finito qua nelle casse. Allora, i tappeti li mettiamo così. Uno così e un altro sopra, perché quando c'è il doppio tappeto l'Enderman per qualche motivo non solo non ci può spawnare sopra, ma non si può neanche teletrasportare. Cioè, se io avessi un Enderman e gli tirassi una freccia, lui si teletrasporta, può finire comunque su una slab, perché non si è spawnato, non è nato sulla slab, si è teletrasportato con la sua abilità. Su questi tappeti, per qualche ragione, non so assolutamente quale, gli Enderman non si possono tippare. Questo stratagemma può essere sfruttato per concentrare ancora di più il loro spawn in un solo punto. Praticamente il tetto della farm sarà fatto completamente in doppi tappeti, in modo che se un Enderman si teletrasporta non può andare là e non può ridurre l'efficienza del meccanismo. Quella che sarà infatti la piattaforma di spawn effettiva degli Enderman sarà molto piccola, in realtà sarà là e sarà un quadrato 11x11. Quello che ci serve a noi è un modo per attirarli da là
direttamente qua, dove possono prendere danno e noi possiamo subito ucciderli. Utilizzeremo di sicuro il metodo migliore, quello dell'endermite, un mob che spawna ogni tanto quando noi lanciamo delle enderpearl, ma noi dobbiamo fare in modo che questo endermite non despawni e quindi dobbiamo fare una name tag, non nella crafting table ma nell'incudine. E come possiamo rinominare una pallina viola? Pallina del farming. Ovviamente questa lo capirà solamente chi segue anche la serie di Clash of Clans, però penso molti di voi, e quindi sì, andremo a rinominare così l'endermite. Prima di salire su vi faccio solamente 4 botole, vi faccio vedere subito cosa servono. Praticamente da qua sopra le andiamo a piazzare una qui, ok, l'altra assolutamente non lì, ma vabbè, poi me la aggiusterò dopo al limite, ok. E dobbiamo assolutamente adesso occuparci dello spawn di questo endermite. Allora mi serve un blocco e andrò a utilizzare i mattoni di pietra dell'end, che è un blocco che non ho ancora utilizzato molto. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una piccola spondina per non cadere giù, come sempre. Ok, la facciamo alta 2 perché ci deve essere sicurezza assoluta. Ci facciamo ancora un paio di slab che andiamo a mettere allora qui e praticamente qui, in questa maniera. Ok, questo blocco sotto lo rompiamo. Allora con la cobblestone andiamo a fare 2 blocchi qua e uno qua. Partiamo con delle rail in questa maniera. A questo punto controlliamo di essere in modalità normale o difficile addirittura. Forse difficile, no, non dovevo cambiare niente, però almeno è normale. E partiamo con delle enderpearl. Partiamo con delle enderpearl stando attenti a non morire perché fanno un casino di danno, mangiamo. Provo a mettere in modalità difficile perché non vuole saperne di spawnarsi il tizio. Dai, ok, eccolo qua, velocissimi, facciamo così e lo rinominiamo. Poi in teoria saltando, facendo così, lo intrappoliamo, vai a quel paese, stronzone. Non ci posso credere, mi ha ucciso da sopra un Minecraft. Ferro è stato ucciso dalla pallina del farming. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che fallimento, ragazzi. Allora, ho recuperato la roba e vabbè, d'altronde non possiamo neanche biasimare la pallina del farming perché l'ho sfruttata talmente tanto in dual maxing e adesso anche per questa farm che alla fine ha voluto un po' una sua vendetta, ecco. Giusto per la cronaca, la cosa della name tag non è messa lì a caso. In realtà la name tag permette ai mob di non despawnare, almeno che non siano cattivi, come in questo caso. Appunto possono despawnare se noi mettiamo in pacifica, però io qua non metterò mai in pacifica e quindi in teoria non dovrebbe andare a quel paese nulla. Ma per sicurezza le rotaie le lascio perché un domani che serve, magari perché la farm è andata a quel paese, ce le abbiamo. Quindi qua andiamo a richiudere in questa maniera e con i tappetini andiamo a fare, come vi facevo vedere prima, un doppio strato tutto qua intorno. Ma i tappetini, ok, ce li ho qua, pensavo di averli persi. Allora facciamo una piccola impalcatura per non cadere, perché sta stronza so già che mi farà male, ok. E andiamo a mettere delle cordicelle, sì, qui, ok. E rompiamo questo qui, in questa maniera. Ma non è finita qua, perché sempre con le cordicelle bisogna prestare molta attenzione in questo pezzo perché è un pochettino incasinato. Dobbiamo partire e fare tutto il perimetro dove abbiamo messo le barre con la cordicella. Non si vede praticamente nulla tra il buio e la cordicella che è sottile, però voi piazzatele e subito dopo andate a fare di nuovo un doppio strato di tappeti anche sulle cordicelle. Che brutta cosa, ho paura che non basteranno i tappetini, cacchio. Ero già contento che dicevo dai, ce la facciamo. Non devo tornare a casa per una belinata, invece no, devo tornare a casa per tosare delle pecore. Ok, rieccomi di ritorno, sto piazzando gli ultimi tappetini e tra poco attiveremo la bestia, ragazzi. Allora, dai, piazziamo sti ultimi tappeti, ok. Andiamo adesso a fare la piattaforma di spawn e teoricamente abbiamo finito. Sì, qua non c'è spazio per far spawnare nessuno, no, così non sembrerebbe almeno. Quella roba lì logicamente poi la toglierò e vediamo un attimino, piccone alla mano, andiamo a fare la piattaformona. Usiamo appunto i mattoni, facciamo da qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10, no 11 scusate. E voilà, piattaforma pronta. Ho messo delle torce perché se si spawna della roba e qua c'è qualcosa che non va è un casino. Allora controlliamo le botole. Le botole sono a posto. Bene, direi che possiamo andare a togliere le torce quindi. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora che questa bestia qua parta, ragazzi. Scusate se sto parlando un pochettino più piano adesso, ma si è fatta un'ora bestiale come al solito.
E devo andare a distruggere la piattaforma, però, cacchio, come faccio? Devo fare una mossa tattica. Cacchio, già arrivano. Madonna, oh madonna, ragazzi. Già stanno arrivando. Allora, proviamo a fare così, ok. Le torce non ci sono, bene, quindi qua funziona. E facciamo il percorso che abbiamo fatto prima al contrario, quindi in questa maniera. Ok, vado a rimuovere tutti i cubi e nel frattempo i tizi qua cominciano a cadere, oh mio Dio. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto, un secondo. Sono passati pochi secondi e vorrei farvi notare. Partiamo. Via, via, via. Oh mio Dio. Ammirate voi stessi, non ho nulla da dire. Siamo di nuovo in modalità difficile, tipo dovrebbe spawnare il mondo. No, cioè, scusate, metto un attimino un piccone usurato nella seconda mano. Madonna, si ricarica come non so cosa. Wow, io credo che passerò la notte qua. Scherzi a parte, direi che per oggi ci possiamo fermare così. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre. Noi ci vediamo sempre domani, sempre alle 5, sempre con un nuovo video. Fate un salto in descrizione, seguitemi su Instagram, lo sapete meglio di me. Io vi saluto, un saluto a tutti e ciao.